La primissima reazione dei mercati è sembrata neutra, alle 7 del mattino di un day after del giorno in cui il governo giallo-verde ha osato smentire gli impegni assunti con l'Europa dai predecessori e ha indicato in un deficit al 2,4% anziché il previsto 1,6% il punto di equilibrio per la legge di bilancio del 2019. È sembrata un'apertura neutra perché le prime rilevazioni di questa mattina alle 7 davano la valuta europea stabile verso il dollaro a 1,1645 dopo un tentennamento iniziale sotto quota 1,17. Ma dopo neanche due ore questa calma apparente è già stata scossa da un rialzo dello spread, che ha sfondato quota 260 toccando i 261 punti base, dopo i 250 raggiunti ieri per poi ripiegare a 237. Questi primissimi segnali non significano molto, i mercati sonnecchiano ancora e sensazioni di segno e ampiezza diversa possono manifestarsi nel corso delle ore man mano che i grandi investitori valuteranno meglio i contenuti degli annunci governativi. Ma insomma, l'inizio avrebbe potuto essere ancora peggiore. Ai mercati piace l'aggressività grillina e l'insofferenza leghista per i famosi decimali? Assolutamente no. Piuttosto, da giorni gli analisti più simpatizzanti, per esempio quelli del Lux, il colosso bancario svizzero tradizionalmente molto attento alle nostre vicende, osservavano che una spinta sulla crescita derivante da investimenti da introdurre nella legge di bilancio teoricamente ridurrebbero l'impatto sul disavanzo delle maggiori spese che faranno aumentare il rapporto deficit/PIL. E questo, secondo gli gnomi dell'UBS, permetterebbe di mantenere lo spread attorno agli attuali 220 punti. In realtà, a questi livelli di spread, le aste dei BTP delle ultime settimane, già tutte scandite dalle anticipazioni sulla iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.